Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Aggiornamento importantissimo per Studio One, siamo arrivati alla 5.4, sempre gratuita per i possessori di Studio One 5, ma che, come di consueto, oltre al normale bug fixing, apporta grosse novità. La prima su tutte, come vedremo, è il supporto nativo per i processori M1 di Apple o M1 e alcune feature veramente incredibili. Nella lista infatti troviamo aggiornato il supporto plugin app per una maggiore performance sul processore, che coinvolge ovviamente anche la sezione del motore nativo MixFX, l'aggiornamento migliorato dell'autosave, l'export di formati multipli contemporaneamente, feature molto richiesta dai followers, core display in tempo reale nell'editor, il floating core display più ampio, vedremo come utilizzarlo, il riconoscimento degli accordi migliorato ancora di più, note controller funzionante ora anche nella versione audio unit dei plugin instruments, frame rate HD aggiuntivo, aggiunta alla funzione Set Time Offsets to Cursor, la pagina del plugin manager completamente aggiornata e quindi gestione del block list in maniera manuale, nuova interfaccia per la diagnostica e report dei problemi, il copy external file ora disponibile non solo per la song ma anche per la sezione project e la show page, nuovo comando Insert Instruments Part from Core Track, veramente bello, l'opzione Remove All nei sense che mancava a molti, il floating display riconfigurabile come vedremo, la funzione di on off sui sense slot nel fader port 8 e 16 e sempre nel fader port le funzioni del display send o QMix, ma andiamo a vederle ora nel dettaglio. M1, lo ricordiamo, è il nuovissimo tipo di processori disegnati e costruiti direttamente da Apple per i propri prodotti, quindi nuovissime architetture ARM e ovviamente tantissima potenza in più rispetto anche al carico di consumi che il processore vero e proprio ha. Chi è già passato ad M1 sarà felicissimo ora di utilizzare Studio One per questo tipo di macchina e gioverà quindi delle performance fornite da questo tipo di processore. Io ancora non ho fatto lo switch, ma aspetto la versione Pro. Vi ricordo che comunque dalla versione 5.2 era possibile utilizzare Studio One su processori M1 attraverso l'emulazione Rosetta, quindi non in modalità nativa, per cui performava allo stesso modo come su un Intel. Nella modalità nativa vedremo un miglioramento esponenziale delle performance di Studio One. La versione quindi 5.4 viene chiamata Universal Binary. Le applicazioni scritte infatti in questo modo contengono una doppia versione della stessa applicazione, una nativa ed una gestita da Rosetta. In questo modo è possibile utilizzare Studio One su entrambe le piattaforme, senza dover installare un'applicazione a parte oppure un'applicazione dedicata a M1. È lo stesso sistema che accadeva negli anni passati quando Apple passò dai processori PowerPC a Intel. Chiaramente, vista la versione nativa per M1, è meglio switchare in modalità prima del lancio dell'applicativo, evitando quindi di far lavorare Studio One sotto l'emulazione Rosetta e quindi sotto un emulatore x86. Come spiegavo all'inizio, per switchare l'applicazione è necessario appunto individuarla all'interno delle applicazioni, fare mail AI o command I. In questo caso troveremo proprio la scritta checkbox che si chiama appunto Open Using Rosetta. Quella la disabilitiamo e Studio One partirà in modalità ARM e quindi M1. Quali sono i vantaggi di utilizzare Studio One in modalità nativa M1? Ovviamente lanciare Studio One in modalità nativa migliora notevolmente le performance della CPU, avvantaggiandosi proprio delle specifiche offerte dalla tecnologia ARM, come l'ottimizzazione del multiprocessing che non è utilizzabile attraverso Rosetta, e in questa modalità i plugin nativi M1 sono in grado di lavorare meglio. Un'altra domanda è stata
Posso utilizzare il mio hardware esterno con Studio One nativo M1? Sì, se i driver dell'hardware, quindi della scheda audio, dei controller, sono aggiornati nativamente per M1. Prima di fare questo passo, quindi, accertiamoci che i driver siano disponibili e compatibili con i chip M1. È possibile utilizzare i plugin VST Instruments con Studio One in modalità nativa M1? No, se i VST sono nativi anch'essi. È richiesta quindi un'assoluta compatibilità del plugin con il chip Apple Silicon M1, ad eccezione dei plugin Audio Unit che possono lavorare attraverso Rosetta. Accertiamoci di verificare sul sito dei produttori dei vari plugin se siano quindi compatibili nativamente con questo processore. Presonus svilupperà un wrapper per i plugin non supportati? No. Apple offre già un wrapper, quindi un bridge, attraverso Rosetta per i plugin in modalità Audio Unit, perché VST2 e VST3 devono necessariamente essere riscritti ed aggiornati per questo tipo di processori. Come si comporta Melodyne? Melodyne non è ancora aggiornato per Apple Silicon in modalità VST, al momento è necessario utilizzare la versione Audio Unit via Rosetta. Come si comporta l'hardware Presonus? Con l'uscita di Studio One 5.4, tutti i prodotti Presonus sono già compatibili e aggiornati per Apple Silicon, incluso Universal Control. L'unica eccezione fanno le schede legacy, quelle più vecchie, non più supportate, come quelle FireWire. Cosa non sarà più compatibile con Apple Silicon? Tutte le tecnologie non più supportate ed utilizzate e ovviamente non aggiornate, come i Rex Files, Rewire, Smart per gli Studio Live Mixer e, come detto, anche le schede FireWire. Se il nostro lavoro dipende da queste caratteristiche, è necessario utilizzare Studio One in modalità emulazione attraverso Rosetta. Come Mac user devo comunque aggiornare la versione 5.4? Non è indispensabile aggiornare mai se il nostro workflow sta funzionando bene. Questo è un consiglio da seguire sempre, vale per tutto, per i sistemi operativi e software. La versione 5.4, come le prossime, aggiunge feature che possono migliorare il nostro workflow, ma possiamo sempre tornare ad utilizzare la versione precedente se incontrassimo dei problemi. Le troviamo scaricabili sempre dal nostro account Presonus. Andiamo ora ad analizzare le feature più interessanti contenute all'interno di Studio One 5.4. La prima in assoluto è il plugin NAP. È una nuova funzione accessibile direttamente da Performance. Vediamo adesso, possiamo disporre di questa funzione che si chiama Enable Plugin NAP. Oppure sotto le preferenze andiamo sotto Audio Setup e troviamo sempre in questo caso Enable Plugin NAP. Questo sistema migliora la performance della CPU e preserva alcuni drop dati dai plugin che non sono in uso nel progetto, quelli in cui non sta passando praticamente il segnale audio. Finora infatti tutti i plugin rimanevano attivi nel momento in cui venivano aperti sul canale, anche se il segnale audio non passava al loro interno. Questo ovviamente consumava risorse del processore. In questo modo lo stato di ogni plugin può essere sempre monitorato in Performance Monitor e, come vediamo, vengono messi a riposo, quindi troviamo una luna vicino ai plugin che non vengono coinvolti in quel momento all'interno del progetto, quindi fin quando il segnale audio non passa proprio fisicamente all'interno del plugin, il plugin viene messo a riposo, in questo caso appunto NAP. Con questa opzione attivata è quindi ora possibile utilizzare più plugin di prima. Ovviamente la quantità di plugin è sempre legata alla performance del processore. Non tutti i plugin di terze parti potrebbero supportare questa opzione, bisogna quindi verificare di volta in volta gli aggiornamenti dei vari plugin. Come vediamo, FabFilter li supporta, ovviamente anche tutti quelli di Studio One, in questo caso Guitar Rig, IPSP, eccetera eccetera. Vedremo questa opzione all'opera in un tutorial separato. Il Mix Engine, ossia la sezione MixFX, è stata anch'essa migliorata ed è stata ovviamente messa in correlazione con il plugin NAP. In questo modo, aprendo ad esempio un MixFX che coinvolge tutti i canali del mixer, entrerà in funzione soltanto nel momento in cui il segnale passerà all'interno di quel canale, e quindi è stata creata un'ottimizzazione più precisa di questo sistema, permettendoci quindi di lavorare in maniera più tranquilla e meno stressante per il processore. L'opzione plugin NAP ovviamente non verrà rilevata all'interno del performance quando è acceso il MixFX, perché MixFX non viene monitorato
in questa pagina. Veniamo ora all'autosave. Come sappiamo, ci salva spesso la vita, e ora all'interno delle preferenze troviamo l'opzione sotto Enable Autosave Use Cached Plugin in Data on Save. Questo accelera in maniera esponenziale, quindi l'autosave diverrà molto molto più veloce rispetto a come funzionava in precedenza. Alcuni infatti notavano, utilizzando song estremamente complesse, un autosave lento, e quindi in questo modo possiamo accelerare anche le funzioni dell'autosave. Andando ora sulla riga in alto, possiamo con il tasto destro accedere alla funzione Set Bar Offset to Cursor, oppure nella modalità secondi accedere alla funzione Set Time Offset to Cursor. Questo ci permette di settare il time offset relativo nel time code in formato frame, utile per chi monta i video. Per chi adora invece la Core Track, possiamo ritrovarla ora all'interno del Note Editor, molto molto utile e quindi semplice poi da utilizzare per creare gli accordi sotto la sezione di Note Editor. Verrà poi implementata più avanti anche in altre pagine dell'editor. Ora andando in play, infatti, possiamo intercettare gli accordi, vedremo anche gli accordi selezionati e le note che fanno parte poi del nostro display. Quando noi andiamo sopra possiamo sempre visualizzarle. Un'altra funzione estremamente utile, soprattutto nelle fasi di recording, è quello di poter visualizzare gli accordi in maniera più netta e distinta, senza dover allargare eccessivamente il nostro Views all'interno di Studio One. Per fare questo, nel menu View troviamo la funzione Core Display, che ci apre appunto, possiamo poi posizionarla e ridimensionarla in qualunque modo su un secondo monitor o su una finestra appunto galleggiante, che ci mostra l'esecuzione degli accordi. Vedremo il primo accordo che sta suonando ed il prossimo che sta arrivando. Utilissimo proprio mentre si registra, quindi sapere qual è l'accordo che seguirà il nostro primo accordo in play. Qui possiamo visualizzare per esempio gli accordi in input, quindi quando suoniamo la nostra tastiera visualizzare subito il tipo di accordo che stiamo suonando, oppure nell'editor le note singole che si susseguono. Anche il chord detection è stato migliorato in maniera importante, quindi ora la individuazione degli accordi è molto molto più precisa rispetto a prima ed in grado di intercettare anche le note basse degli accordi più complessi. Ma la vera funzione, secondo me molto interessante, è quella di poter trasformare la traccia accordi in una traccia MIDI. Questo diventa molto utile qualora noi esportassimo ad esempio gli accordi da una song già esistente, per poi da lì ricreare la traccia degli accordi. Quindi una volta che noi abbiamo ottenuto la traccia accordi da un file audio, possiamo successivamente ricreare una traccia MIDI. Per fare questo è estremamente semplice, basta appunto aggiungere una traccia MIDI, in questo caso duplico questa del pianoforte, e è sufficiente selezionare gli accordi, oppure selezionarli tutti e trascinarli direttamente nella traccia MIDI. In questo modo vengono create le triadi che contengono appunto l'accordo, come vediamo. Molto molto semplice, veloce e rapido poter poi modificare anche le voci all'interno degli accordi estratti. Per fare questo prima dovevamo utilizzare Melodyne, adesso avviene in maniera assolutamente automatica. Altra funzione molto molto richiesta dagli utenti è stata proprio l'export multiplo dei file audio. Quando ora andiamo su Export Mixdown possiamo scegliere non soltanto il file di appartenenza, che in questo momento sto utilizzando per l'esportazione, quindi un Wave 2448, ma anche per esempio un MP3 a 44320, oppure sempre contemporaneamente un M4A file con frequenze da 44 a 48. Una volta esportato il file, automaticamente verranno esportate anche le relative controparti in altri formati. Abbiamo quindi a disposizione un'esportazione multipla di Wave, AIF, FLAC, OGG, CAF, M4A e MP3. Arriviamo ora al Plugin Manager, che troviamo sia nella sezione View sia all'interno del Start Song. Per cui, accendendo ora al Plugin Manager, possiamo avere diverse informazioni supplementari rispetto a prima e le opzioni di gestione più avanzate rispetto alla versione precedente. In questa sezione troviamo ora delle colonne aggiuntive, che vediamo qui al lato,
che ci mostrano la version, ossia la release di ogni plugin, quindi sappiamo per ogni plugin che tipo di versione possediamo, molto utile per sapere se siamo aggiornati o no. Nel caso non apparissero, dovremmo fare il remove plugin settings e rilanciare Studio One. I plugin verranno riscansionati e verranno aggiunte queste informazioni all'interno di questa finestra. La tab statistiche qui a fianco ci mostra invece le informazioni relative ad eventuali errori, indispensabile per il customer support, quindi quando invieremo poi il nostro report al customer support saranno informazioni importantissime per loro. Questo aiuterà poi nelle prossime release di Studio One a capire quali sono i plugin più pericolosi e quindi più difficili da gestire nell'applicativo, e quindi metterà poi in contatto il customer support e i programmatori di Studio One con i produttori dei plugin stessi. Il block list qui sotto diventa anche in modalità manuale. Possiamo ora scegliere di prendere un plugin ed aggiungerlo nella nostra block list. In questo modo verrà automaticamente bloccato al lancio. Sistema utile quando noi troviamo un problema con un plugin e non vogliamo navigare all'interno delle cartelle del nostro computer per toglierlo fisicamente dalla cartella. In questo modo verrà disabilitato al lancio di Studio One. Nel menu Help troviamo ora la nuova funzione Create Diagnostic Report. Cliccando qui all'interno possiamo inviare manualmente, ovviamente non avviene in maniera automatica, il report dei nostri problemi direttamente all'assistenza di Studio One e quindi tutte le informazioni relative ai crash di Studio One o ai crash dei plugin che vengono utilizzati all'interno di Studio One, insieme alle informazioni relative al nostro sistema operativo, le caratteristiche del nostro hardware, la lista dei plugin installati e i log file dell'applicativo. Facendo ok veniamo portati nella cartella Diagnostic, dove troviamo un file zip pronto per poter essere inviato all'assistenza di Presonus nel momento in cui entriamo in contatto. Questo non avviene ancora in maniera automatica, proprio perché l'utente deve effettivamente confermare la spedizione di questi dati. Come dicevamo, la funzione Copy External Files che troviamo qui sotto Song e che viene utilizzata per copiare all'interno della cartella della Song i file esterni utilizzati è stata integrata anche nella Project Page e nella Show Page. Dentro Song Setup troviamo anche Preference, Song Setup. Come vediamo sotto la funzione Frame Rate troviamo degli altri aggiunti di recente, quindi anche le funzioni di 50, 59, 94 eccetera eccetera, in base questo ai formati HD dei video supportati. Nella sezione Send, come dicevamo, del mixer di Studio One è stato aggiunto la funzione Remove All per toglierli tutti simultaneamente. Prima non era possibile, dovevamo farlo uno per uno. Si accede sempre dal pulsantino qua o dal tasto destro del mouse. Le altre funzioni aggiuntive sono state appunto implementate per gli utilizzatori di Fatherport, quindi ora è possibile utilizzare, premendo il pulsante Send sul nostro Fatherport, anche il pulsante Bypass per disabilitarli tutti contemporaneamente. I Send e i QMix ora sono visibili nel display del Fatherport mentre camminiamo attraverso i Send. Un'altra piccolissima feature aggiunta, poco visibile, è quella relativa all'individuazione delle tracce che contengono più takes. Infatti ora troviamo questa piccolissima freccia blu che ci indica che in questa traccia sono presenti le altre take da poter utilizzare e visualizzare velocemente all'interno dell'arrangiamento, senza dover aprire necessariamente il menu e selezionarle. Per il momento è tutto, ci vediamo nei prossimi tutorial. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Sul sito proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!